Ciao a tutti, sono Antonio di Lost Ship Lab e oggi racconto un po' la mia esperienza. E io sono, diciamo, un artigiano, ho un laboratorio di serigrafia, quindi di stampa serigrafica, e fondamentalmente stampo su tessuto, ma anche su carta e un po' tutti i materiali. Diciamo, la mia passione è il tessuto, diciamo, tutto è nato dal tessuto, fondamentalmente per la necessità di personalizzarmi appunto l'abbigliamento. È nata questa cosa in primis per le mie cose, poi per appunto anche come lavoro per terzi, e quindi c'è stata sempre questa necessità, no, di esprimersi con magari una frase, un disegno, qualcosa, e da lì, diciamo, è nato un po' tutto. Poi io, diciamo, ho una formazione grafica, quindi, diciamo, è venuto abbastanza, diciamo, facile fare il salto. E quindi all'inizio è stato un po' difficile capire come iniziare, quali erano, diciamo, i materiali giusti, perché è abbastanza, diciamo, ampia la possibilità, appunto, cioè, materiali, gli inchiostri sono tantissimi, quindi vanno fatti tantissimi esperimenti all'inizio, poi insomma abbiamo preso la quadra e è nata un po' tutta la cosa. Io ora attualmente ho anche aperto un piccolo negozietto in centro, San Benedetto, dove appunto vendo le mie creazioni, e per il periodo natalizio, diciamo. Quindi tutto è nato nel 2016. E un po' per gioco, poi ha preso piede, e da un laboratorio iniziale che era abbastanza piccolino, diciamo, sottoscala, era quello che, insomma, potevo permettermi all'epoca. Insomma, sono passato in un laboratorio molto più grande, più, diciamo, dove ho la possibilità di lavorare, insomma, al meglio. Il laboratorio è diviso fondamentalmente in due spazi. Uno, diciamo, è la parte creativa, dove appunto c'è lo studio grafico, dove appunto si elabora tutto quanto, e poi c'è la parte, diciamo, tecnica, appunto di là, dove c'è appunto la giostra serigrafica, tutto quanto, l'attrezzatura per poter stampare. Ultimamente sto stampando anche molto sul vetro, che è appunto un materiale fantastico, quindi anche bicchieri, specchi, cose, diciamo, un po' più complicate, perché sì, ci vogliono degli inchiostri speciali, un'essiccazione speciale in forno, e quindi piano piano, insomma, si progredisce anche in questo, perché ci sono veramente tantissimi materiali, tantissime tecniche, e non si finisce mai di imparare. Quindi il bello della serigrafia è quello un po', che anche mi stimola ogni giorno. E quindi noi siamo a San Benedetto del Tronto, quindi siamo proprio al confine, diciamo, Marche Terra Sud, Marche, esatto. esatto, tra Marche e Abruzzo, quindi abbiamo anche molte contaminazioni con Abruzzese. l'Abruzzo. Vabbè, ci Sì, sì. sta, dai, 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 buono. Sì, il laboratorio poi è in una zona di confine, ma bellissima, perché a fianco c'è la riserva naturale della Sentina. E quindi, volendo, ecco, si potrebbe anche benissimo unire l'esperienza Markecraft con una bella passeggiata, diciamo, nella Esatto. riserva naturale, che non è male, insomma, è sul mare, è molto caratteristica. Poi mi sa che forse per il lavoro che fai ti serve anche di ispirazione, non lo so, immagino, delle volte. Sì, assolutamente. Io considero che dalla finestra, quando c'è un bel tempo, vedo benissimo il Gran Sasso, Ah, si wow. vede proprio nitido. Questi giorni pure si vede bene con tutta la neve, insomma, è meraviglioso. Si vede sia il mare che la montagna, quindi è perfetto per l'ispirazione. E ci vuoi descrivere qualche particolare del tuo spazio? Magari chi viene a fare un'esperienza, cosa vede d'impatto quando viene, quando entra nel tuo spazio, com'è arredato, cosa c'è? Sì, allora, come entra, diciamo, come dicevo prima, accesso, diciamo, alla prima zona, alla prima area, che è l'area creativa, dove appunto c'è, diciamo,
classica scrivania con il computer, stampanti, plotter, tutta diciamo attrezzatura diciamo da stampa digitale, che così in qualche modo dobbiamo anche fare. Poi c'è appunto lo spazio espositivo dove ci sono tutti, diciamo, un'ampia scelta di modelli di t-shirt, felpe, eccetera, perché comunque cliente magari che viene si vuole scegliere appunto la maglia, la vuole provare, eccetera. E poi c'è un angolo invece dedicato proprio alla musica. Io sono un amante, anche un collezionista di vinili, quindi c'è una buona parte, diciamo, della mia collezione che spesso, diciamo, mi allieta mentre lavoro. E poi ovviamente c'è ad ospitare, diciamo, qualsiasi persona entri, c'è il mio cane meraviglioso che è Sippia, che è un amicone, che è veramente divertente. Poi, Musica ascolti? guarda, a me piace molto la musica reggae, dub, diciamo, dalla reggae classica, diciamo, anche alla dub mischiata con quella elettronica. Quindi, diciamo, tutto quello che è illevare mi piace molto. Poi, vabbè, non discrimino con altri generi. Mentre, diciamo, la parte tecnica di là, o, diciamo, il secondo spazio è molto più grande, e lì, diciamo, è la stanza dei giochi, nel senso che puoi trovare ogni sorta di colore, ogni sorta di inchiostro, quindi tutte le varie scale cromatiche, vari gialli, vari rossi. Quindi, diciamo, che è un po' quello che ho sempre voluto fare sin da bambino, cioè stare in mezzo ai colori. E di là sicuramente ci si sporca molto di più perché appunto si ha a che fare con vernici, solventi, eccetera. Poi dipende da quello che si usa, perché noi siamo sia vernici all'acqua, quindi per un'esperienza, diciamo, con Markcraft che andremo a stampare, diciamo, su carta, useremo sicuramente dei vernici all'acqua che sono più, diciamo, più ecologiche, tra virgolette, che poi, diciamo, inchiostro ecologico proprio non esiste. E poi, insomma, sono anche inchiostri, diciamo, plastici, quelli un po' più resistenti, un po' più materici, diciamo, ecco. Comunque, sì, c'è il tavolo da stampa, quello con cui andremo a stampare i nostri poster. E sì, varie, diciamo, vari tipi di carta, a secondo di quello, appunto, del soggetto che si va a stampare. Abbiamo bisogno di tipo di carta piuttosto che un'altra, anche dell'effetto che vogliamo avere. Quindi, insomma, c'è tanto materiale, c'è della pelle, c'è, insomma, sì, perché gli esperimenti non finiscono mai. Quando c'è qualche nuovo materiale, mi piace sempre stampare o sperimentare nuovi inchiostri, vedere la resa, la tenuta, è tutto in evoluzione. Ok, perfetto. Ma il workshop che farai, che verrà quando verrà qualcuno prenotando Sì. tramite Markcraft, cioè è aperto a persone diciamo, che conoscono la serigrafia o anche a, tipo, prendo ad esempio me, che ne so, zero di serigrafia. Certo, no, guarda, è aperto a tutti perché sicuramente è una tecnica molto interessante per chiunque, penso che possa anche riuscire a realizzare chiunque un poster, diciamo, sotto magari appunto il tutor, riesce benissimo, diciamo, ecco, la fase, diciamo, quella un po' più rognosa, se vogliamo, è quella, diciamo, della preparazione appunto del telaio, eccetera, e che sarebbe l'esperienza completa, perché io in realtà in Markcraft idealmente avrei pensato ad un paio di tipi di esperienze diverse, e magari una più completa, dove appunto si parte dalla realizzazione del telaio, dall'emulsionatura, dall'incisione, fino alla stampa, diciamo, finale. Magari potrebbe essere un corso di una giornata, quindi un po' più complesso, mentre per un'esperienza più breve, più, diciamo, diretta, si potrebbe fare anche, diciamo, solo la fase di stampa, quindi senza tutta la fase di Certo. preparazione precedente, che comunque è impegnativa e lunga.
quindi dipende appunto diciamo, la fase di stampa, che alla fine è la cosa più veloce, la cosa più rapida di tutto il processo, e anche la cosa più divertente, e diciamo con gli giusti accorgimenti, insomma, sì, si può fare per chiunque, può stampare chiunque. Ok, va bene. Dimmi, dimmi. No, dimmi tu. Io ti ringrazio perché sei stato il primo, probabilmente sei il primo che inaugura questo podcast. E ti ringrazio della tua disponibilità e mi raccomando, come promesso, purtroppo però la situazione è quella che è, devo andarlo a trovare assolutamente perché tra mare, riserva naturale, colori, serigrafia, eccetera, eccetera, mi sembra che è un mondo bellissimo quello che hai creato, quindi Assolutamente, ti aspetto. ti ringrazio tanto e chi vuole può andare nel sito di Markecraft e prenotare l'esperienza del laboratorio di serigrafia di Antonio. Grazie mille Antonio e a presto. Grazie.